quello della festa ristorante La Chiacchiera è un appuntamento tradizionale della Rimini Calcio. Dopo aver raggiunto la seconda divisione della Lega Pro, la squadra del presidente Amati spera che anche quest'anno sul menù della nuova stagione i biancorossi siano il piatto forte. Fiducia ed entusiasmo da parte di calciatori, preparatori e staff del Rimini che ieri sera al gran completo hanno salutato i tifosi presenti. Amici, sostenitori e sponsor hanno applaudito la presentazione ufficiale della squadra che affronterà questo campionato 2011-2012. La festa è molto semplice, era proprio un modo di stare insieme tra amici senza nessuna pretesa. Spero di non aver annoiato più di tanto. A noi piace così, insomma, la semplicità e basta. Ma il campionato, siamo all'inizio. Abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato comunque. Spero che i ragazzi abbiano imparato un po' da queste partite. Speriamo di maturare anche solo da un punto di vista psicologico. Poi siamo all'inizio, quindi non dice niente. La serata di festa organizzata dalla società è stata anche l'occasione per ufficializzare l'acquisto del centrocampista Giacomo Favero, classe 1991. Dopo 2 settimane di prova, diciamo, abbiamo deciso e sono veramente contento di aver firmato, di essere entrato a far parte di questa società, di questo gruppo, di questa squadra, direi di persone e di ragazzi veramente fantastici. Il giovane regista già nella prossima partita potrebbe scendere in campo. Ottimismo comunque da parte di mister Luca D'Angelo. Dopo le 2 sconfitte, una contro il Borgo Buggiano fuori casa e il Sant'Arcangelo Romeo Neri, il Rimini riparte dalla trasferta piemontese contro la Valenzana. Innanzitutto dobbiamo rimetterci in carreggiata, visto che veniamo da un paio di sconfitte consecutive. Il campionato è molto lungo, però noi siamo in Rimini e perciò non è che ci si possa abituare a non far punti. Perciò già da domenica è fondamentale cercare di portare a casa qualcosa. Ci si augura dunque che la serata di musica e buon cibo porti bene alla società biancorossa e che Rimini possa essere protagonista anche nel campionato di seconda divisione, coronando il tutto con la promozione in prima.